Allora, ragazzi, sono stata dai miei, sono tornata. Oddio, questi colli, so che lo devo mettere all'interno, però mi dà fastidio all'interno. Comunque, adesso vi voglio fare un caffè. Ho acceso la macchinetta, così. Oggi ho voluto rimettere la mia collanina della Kidult, questa qui con la zampina dell'animalino. Ho messo la maglia a collo alto e i miei jeans di Calliope. Diciamo che ho ripreso a mangiare bene perché mi ero un po' lasciata andare da quando sono stata a Marsalam, siccome lì era tutto all inclusive, mi ero un po' lasciata andare e sono tornata a casa, ho continuato. E invece è da 3-4 giorni, mamma mia, non c'è neanche una tazzina pulita, scusate, non è che metto anche la lavastoviglie, no, è ancora pulita. E dicevo, perdonatemi, perdonatemi, che ho ripreso a mangiare sano, infatti ho perso peso, sono arrivata a 45, che è il peso che voleva assolutamente la mia nutrizionista. Sapete che io in un periodo, qualche mese fa, ero arrivata a pesare 42,7 kg, in tanti di voi ve ne eravate accorte, ma perché avevo in mente un problema che mi dava molto fastidio, ripeto, legato al web, e purtroppo non riuscivo a mandare giù una certa situazione. Poi, grazie ai miei familiari, perché per me, quando si hanno dei familiari vicini che sanno di cosa parlano, mi è passata, quindi ho ripreso a mangiare, cioè mangiavo anche prima, però secondo me avevo tanto nervoso e quindi ho notato che mangiando, poi naturalmente la vacanza mi ha aiutato tantissimo, anche per quello che mio marito ha detto, dai, andiamo in vacanza, sia per regalarcelo, perché mi avete chiesto, Sabri, cosa ti ha regalato tuo marito? Beh, la festa e la torta, ma più che altro ci siamo regalati questo viaggio e poi siamo già in contatto con la Mara, che è ormai dal 2011, da quando ci siamo sposati, la persona con cui parliamo per i viaggi. Lei lavora in un'agenzia viaggi e ci stiamo informando perché vorremmo verso giugno andare da qualche parte, forse con mio fratello, mia cognata e i miei nipoti forse, però adesso vediamo, proprio per non lasciare lo studio vuoto, no, vuoto, senza o me come segretaria o mia cognata. Adesso vediamo un pochettino perché c'è il 2 di giugno che è festa, mi sembra che dovremmo fare il ponte, quindi vediamo di allacciarci lì e vorremmo andare in un paese caldo, adesso vediamo. E basta ragazzi, io prendo il caffè, dopo vado di nuovo al bagno, mi risistemo un attimino e aspetto che mi passino a prendere. Mi sono preparata anche i guanti, forse ve l'ho detto. Basta, ci vediamo dopo. Qui c'è tutta la vasca, e lei però... La vasca? Arrivate! Abbiamo preso la metropolitana, siamo metropolitana quante volte? Quattro volte? 3-4 volte. Però siamo arrivate. Allora, qui ci sono due lettini e di là ce n'è un altro. Adesso bagno e poi andiamo a fare shopping. Ragazze, sono pronta. Le mie amiche sono di là, ma non si vogliono far vedere. Ho messo niente, ragazzi, questo vestito che l'avete già visto con gli stivali. E perché siccome dobbiamo arrivare a piedi, quindi preferisco essere calda, e niente, i capelli li ho lasciati così mossi,
Niente di che. Se così mi vedete meglio, vedete, li ho lasciati così mossi, mi piacciono tantissimo. E come trucco, niente, non abbiamo fatto niente, tanto siamo di corsissima, è già tardi, le sentite ridere. E niente, siamo in tre e dormiamo tutte e tre qui dentro. E basta, noi adesso andiamo a vedere lo spettacolo di Lorella Cuccarini, che vi faccio vedere dopo. Ci andiamo a piedi, dobbiamo ancora cenare. Dov'è l'entrata? Davanti. Andiamo di là. Volevo fare la foto. Cioè non è che mi cambia. Si staccano la colla, lo so, infatti quando c'era mio cognato che stava male. Buongiorno ragazze, allora lunedì mattina sono a casa, sono tornata a casa ieri sera, poi abbiamo avuto un ritardo nel treno al ritorno su Frecciarossa, ci siamo trovati benissimo, vabbè, a parte la pulizia, poltrone bellissime, ci hanno servito anche dei biscotti con il tè o col caffè, e solo che dopo si è fermato per un problema tecnico e quindi abbiamo avuto un ritardo di 28 minuti e siccome a Bologna cambiavamo treno l'abbiamo perso, vabbè, abbiamo aspettato 5 minuti tra un treno e l'altro e siamo arrivati a casa e stamattina sono già alle prese con la solita vita e adesso sto mettendo a posto la lavastoviglie che ieri sera ho fatto andare, qui ho i miei panni del viaggio che ho fatto lavare e ho lavato anche il mio giubbotto perché comunque era stato a contatto con 10.000 metropolitane, 50.000 persone. Vi dico solamente che sabato mi ha fatto 13 km a piedi. È stato però l'unica cosa, che ho un po' di mal di gamba che avevo già un po' prima di partire. Ieri sono tornata a casa e mi si era proprio accentuato, infatti ho preso un antinfiammatorio e dovrei prenderlo anche oggi, ma a me scoccia prendere i medicinali e adesso cerco di resistere. Allora, sono le 7.40, stamattina mi sono alzata con calma, ho un appuntamento a 12:15 in centro e purtroppo c'è anche il mercato, quindi devo andare prima. Sto cercando di togliere un po' di polvere dai mobili e lo tolgo con un po' di acqua tiepida e uno straccetto di microfibra. Faccio una cosa al volo perché faccio domani mattina prima di andare al lavoro e adesso prima di andare a camminare di nuovo aspetto che mi passi questo dolore. Nel frattempo sto anche cucinando la pasta che mia figlia deve portare al lavoro. Io oggi entro alle 14.30, vado con calma, mangio con calma, dopo quando torno magari mi preparo credo una piedina perché le ho lì aperte, se non le ha mangiate mio marito in questi giorni, non credo, perché no, infatti mi voglio mangiare una piedina con solo della verdura, sono abbastanza piene, abbiamo veramente fatto schifo lì a Milano. Dopo vi faccio vedere che cosa ho preso da Tiger e il prodotto di Sephora, anzi dovrei, se riesco oggi, siccome Sephora è in centro e oggi vado in centro per questo appuntamento, allungarmi, ho un buono sconto di 30 euro, essendo io una carta gold ho uno sconto di 30 euro, però forse ve l'ho già detto, non lo so, ma non lo fanno su tutte le aziende, tipo Huda Beauty, cose del genere. Quindi oggi vado con calma, la mia Sephora è molto piccola, non ha tante cose, vedo che cosa posso prendere, altrimenti il buono mi scade, sinceramente, perdere 30 euro mi scoccia. E niente, faccio queste cose, mi sbrigo, devo anche portare fuori Joy e voglio mettere su delle altre lavatrici. Sono pronta, mi sono vestita. Allora, adesso do l'aspira lava pavimenti nella stanza di mia figlia, che è andata a lavoro. E così ho fatto andare il robottino, mi ha aspirato bene dappertutto, in tutti gli angolini. Ho anche spostato alcuni mobili che riesco a spostare qui nella camera di mia figlia. Devo portare Joy, che ormai mi caccia lui fuori di casa, e poi scappo perché devo andare, ho un appuntamento, forse ve l'ho detto prima,
e quando torno vi faccio vedere assolutamente che cosa ho preso a Milano. Poi, siccome è in centro, non so se ve l'ho detto, perché sto facendo anche delle storie su Instagram, vabbè, e, c'è il mercato e magari faccio un giro al mercato, vedo gli sconti, che cosa poi hanno rimasto dagli sconti. Vado ragazzi, se no questo video diventa troppo lungo. E lungo lungo non voglio che sia. Allora, eccomi qua. Vi faccio subito vedere cosa ho preso da Tiger. E poi vado. E se prendo qualcosa ve la faccio vedere. Allora, Tiger. E vi faccio vedere anche cosa ho preso da Sephora. Perché è francese, Sephora. E ripeto, scappo. Non so davvero quanto sia lungo questo video. Al massimo farò delle... dei tagli, spero di non farvi vedere venire il mal di mare. Ultimamente ragazze, più di prima sento che balbetto, non so più collegare il mio cervello, forse le tante cose a cui devo pensare mi sta portando a parlare in modo non buono più del solito. Allora, vedete, 50.000 cose da fare, da pensare, ragazze. Questo periodo poi non vi dico, perché non vi sto raccontando tutto, ma ve lo racconterò a cose fatte. Allora, prima cosa vi faccio vedere quello che ho preso da Sephora. Mi raccomando, dite Sephora, perché se dite Sephora si arrabbia la gente. Dunque, io cercavo il blush di Charlotte Tilbury. Allora, io vi dico che sono una carta oro da Sephora, perché... se vi ricordate, ve l'ho detto già tante volte, io in passato sono stata una malata di make-up, non che adesso molto di meno, sto prendendo tutte cose che mi piacciono e che utilizzo tutti i santi giorni. Vi dico solamente che un kit di Nabla è quasi arrivato alla fine, e un altro, quello lì terracotta, siamo lì, e niente, ho voluto acquistare questo qui di Fenty, perché quello di Charlotte Tilbury, che io vedo da Alessia Mancini, che seguo su Instagram, mi piace tantissimo come persona, e un po' come colori ci assomigliamo, non come estetica, assolutamente, proprio come colori ci assomigliamo e mi piace tantissimo. E non l'ho trovato, la ragazza mi ha detto che si trova solo online, e sinceramente prenderlo online poi magari non mi piace, costa sui 40 euro, ho detto anche no. Vi stavo dicendo che ho appunto un buono di 30 euro, essendo una carta oro, e quindi ho visto questo, che poi me l'ha fatto notare anche mia cognata, mi è piaciuto tantissimo, è di Fenty Beauty, e questo qui è il numero, ragazze non vedo una mazza, ho gli occhiali, scusate, ho appena mangiato una barretta, questa qui del Conad, il 09 Cool Berry, perché anche la ragazza di Sephora mi ha detto: guarda, questo qui secondo me è più adatto a te visto i tuoi colori. Molto carino, vedete, è fatto così. Poi adoro Fenty, ho tantissime cose, soprattutto illuminanti e blush, e anche lo stick qui c'è per il contouring, e insomma il blush è questo qui, assomiglia molto a quello di Charlotte, mi sembra, qui è il suo specchiettino, ed è quello che ho messo stamattina. Vedete, lo potete mettere così e poi, ragazze, si sfuma benissimo, che sembra quasi una polvere. Credo che si possa mettere anche sulle labbra, se si può mettere bene, altrimenti è lo stesso. Comunque ho preso lui e poi vi faccio vedere che cosa ho preso da Tiger. Volevo andarci tanto le mie colleghe e mie amiche e anche colleghe, e quindi ci siamo andati. Allora, la prima cosa che ho preso è stato questo, che è un pannino per pulire lo schermo, e l'ho regalato a mia figlia, sia per pulire il telefonino, il cellulare o il computer, visto che lei studia tantissimo al computer, segue delle lezioni online, e gliel'ho regalato. Poi ho preso questa borsa che mi è piaciuta tanto, cioè me l'hanno data loro, io ho chiesto una sportina e mi ha dato questo, sinceramente non so nemmeno se me l'hanno fatta pagare. Comunque, faccio una cosa veloce, sono quasi le 10,
dovendo andare in centro, essendoci anche il mercato, non so quanto tempo ci metterò. Prima di tutto la bottiglia dell'acqua, che naturalmente non butto via, anche perché ha costato un capitale. Allora, vi dico che ieri ho preso una pizzettina così, scusate l'immagine che vedete, 6,50 euro, cioè una pizzettina così, un quadratino così, 6,50 euro, che qui da me ci prendo una pizza gigante farcita oltretutto, vabbè, alla stazione questo ci sta. Allora, abbiamo preso tutte quante queste qui che mi sono dimenticata stamattina di mangiare, Simone e Figlia, noi andiamo matte. Queste 2 euro, vi dirò che costano abbastanza perché io le trovo molto di meno al supermercato, però abbiamo detto, dai, soprattutto se ci veniva fame in treno, ma in treno ci hanno dato lo spuntino, essendo in Freccia Rossa, ho detto, vabbè, le tengo, le mangiamo io e mia figlia, l'ho presa con il cioccolato fondente. Poi, ragazze, ho preso queste cosine qui, oddio, mi viene mal di schiena, che mi servivano. Prima di tutto una penna, che io dopo adatterò a queste, questi quadernini, perché io li uso tantissimo, più delle agende. Io con le agende, ragazzi, non mi trovo. Tutti e tre mi sembra 2 euro, pochissimo, e la penna 1 euro mi sembra. Sono fatte molto bene perché hanno l'elastico. Quadernini semplicissimi dove io andrò a scrivere quello che devo fare, devo non fare. Io nel telefono non sono capace, ebbene sì, di scrivere. Io preferisco ancora il vecchio metodo di scrivere tutto sulle agende, quindi ho preso queste qui e inizierò a scriverle. Spesso mi chiedete, soprattutto su Instagram, se scrivo il quaderno della dieta, quello che vi ho fatto vedere. Sì, sto continuando a scriverlo, tranne questo weekend e tranne stamattina che non l'ho ancora scritto. Quando torno a casa lo scriverò. Poi, ragazzi, ho preso questo porta cellulare, visto che io faccio i video e spessissimo non so dove mettervi, vedete, anche adesso siete, io ho la scogliosi. Invece questo qui lo posso attaccare qui al tavolo perché ha questa molla, e lo posso attaccare qui al tavolo, muoverlo, e secondo me è comodissimo. C'era o nero o giallo, ho preferito prenderlo nero, e lo potete mettere, cioè il telefono può essere sia in modo verticale che in modo orizzontale. Questo qui 5 euro. E poi, ragazze, quando ho visto lei, siccome la cercavo da una vita, ho detto no, vabbè, la voglio prendere. C'era anche in acciaio, ne era rimasta una, ma avevo visto che era rovinata. E poi c'era questa che mi piaceva di meno, però ho detto no, la devo avere, visto l'amore che ho verso le tazze, ho preso lei. Ma è una tazza molto particolare, perché è una tazza che mischia, si mischia da sola attraverso questo pulsantino. Non so se ha bisogno, se occorre di batterie, perché io ieri non ho letto nulla, tanto le pile, le batterie io le ho. Dopo, quando torno a casa, la voglio utilizzare, cioè la voglio lavare, e vi faccio vedere come funziona. Quindi basta accendere questo pulsantino e lei gira, quindi si mischia. Non so se monta anche il latte, sinceramente non lo so. Però l'ho vista in giro per Instagram, ho detto no, vabbè, questa la devo avere, perché non posso non averla, no? Ok, adesso tiro su perché la mia schiena dice oh. Basta, ragazzi, io adesso vado, sono già le 10, a mezzogiorno ho questo impegno, vado e ci vediamo dopo, così vi faccio vedere che cosa ho preso, se ho preso qualcosa. Un po' sistemo i panni che erano nell'asciugatrice e l'ho anche pulita tutta, ho aspirato tutti i filtri, perché ho visto che mio marito ieri non lo ha fatto, io lo faccio quasi tutte le volte. Adesso metto un'altra lavatrice in asciugatrice e metto su un'altra lavatrice con i panni di mia figlia, così nel frattempo vanno, e stasera ritiro i panni che sono nell'asciugatrice e metto all'interno dell'asciugatrice quelli che sono nella lavatrice. Mamma mia, ragazze, mamma mia. Dunque, momento caffè, perché sono già le 13, ragazze, ho la cervicale che si vede in questo weekend, ho preso davvero tanto freddo. Poi in albergo avevamo dei cuscini che erano alti così, dormivamo così, e sicuramente la mia cervicale ne ha patito. Dunque, adesso mi faccio il caffè, il secondo ed ultimo caffè della giornata, e vi faccio vedere subito che cosa ho preso prima di tutto al mercato. Ho preso una maglia solamente, 10 euro, era tutto in offerta, ma ne avevo vista un'altra color
rosa acceso, ma ho preferito non prenderla, non li ritrovo dei colori al momento su di me. Adesso sto andando verso un altro tipo di colore. Più che acceso mi piacciono colori tenui, l'avete visto, beige, panna, bianco, sono quelli che ultimamente mi piacciono di più. Allora, adesso prendo un attimo il cucchiaino e quindi ho preso questa maglia che adesso vi faccio vedere, così metto subito in lavatrice, le faccio fare un lavaggio molto breve, tanto non è sporca, giusto per togliergli il fatto che comunque è stata toccata, e vado sempre a metterci un po' di candeggina, e poi metto l'altra lavatrice che ho già preparato di mia figlia con i colorati, così la faccio andare stasera, cioè nel senso la programmo per stasera, in modo che quando io torno da lavoro è già pronta per metterla in asciugatrice. Alla fine la lavatrice che ho tolto adesso l'ho stesa nello stendino, avendo un sacco di maglie, io le maglie ormai da tempo non le metto più in asciugatrice, prima sì, prima le mettevo anche con un ciclo delicato, però per quanto sia me le stringeva sempre, e da quest'anno ho deciso di metterle nello stendino, mi vengono infatti perfette, non si sono più rovinate. Ho messo su anche delle verdure, alla fine ho preferito mettere su un mix di verdure che i piselli per stasera, e ho messo le pile anche nella tazza, e adesso ve la faccio vedere la cavolata che ho preso. Però la Sabrina non poteva non prendere una stupidaggine, no? Se no non è lei. Eccomi ragazzi, allora vi ho messo sull'aggeggino che ho preso da Tiger, speriamo che non cadiate. Dunque, vi faccio vedere subito la maglia, così la metto in lavatrice e la stendo prima di andare via al lavoro, in modo che domani me la, se è asciutta, me la metto, e più devo andare a vuotare un sacco di plastica, di umido, e svuoto e vado. Allora, ho preso questa maglia qui con i colori che sapete che adoro di più. Addirittura l'altro giorno ho visto che Michelle Hunziker, che anche lei ha festeggiato il suo compleanno dopo 2-3 giorni rispetto al mio. Io credo che lei sia nata attorno al 25 di gennaio, è un acquarietto come me, e ha fatto una festa con i colori bianchi e neri. Da quello che ho capito sono i suoi due colori preferiti, bianco e nero, come me. Si vede che l'acquarietto è proprio portato per quei colori lì. Il mio amore è il nero, per me è eleganza, è stupendo. Pensate che mio marito, che è della Vergine, io quando l'ho conosciuto, lui amava il bianco, 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 si vestiva sempre di bianco, pantaloni bianco, questo bianco, macchina bianca, qua. E quando è stato il momento di arredare la casa, vabbè, la cucina sì, la volevo bianca, però un tocco di nero ci doveva essere, infatti vabbè, lui ha detto così, ha detto di sì, e abbiamo fatto la cucina bianca e nera, che sono, sapete, i miei due colori preferiti. E man mano che sta con me da tanti anni che stiamo insieme, sta abbandonando il bianco e sta amando il nero. E quindi io invece non ho mai cambiato gusto, perché io quando sono per una cosa, sono per una cosa, mi possono dire destra, sinistra, avanti, indietro, ma se una cosa mi piace vado fino in fondo, non l'abbandono mai, perché non sarei coerente con me stessa. E quindi ho preso una maglia bianca e nera. Era pieno di maglie, o tutte nere, o tutte bianche, o grigie, scure, andavano molto, viravano molto su questi colori qui, e quando ho visto lei me ne sono innamorata. Ripeto, l'ho pagata 10 euro, non credo che mi abbia dato neanche lo scontrino, a collo semi alto, semi, molto carina, non è lunghissima, anche perché io essendo bassa mi va molto bene così. La manichina ha l'elastico e anche in fondo ha una sorta di elastico, molto carina. Oggi ho indossato i jeans, sembrano bianco sporco, ma sono proprio così, ve li ricordate, ve li ho fatti vedere un po' di tempo fa, li ho presi da Terranova in offerta, mi ero sbagliata, pensavo che fossero i miei classici bianchi per avere la copia, visto che i miei erano vecchissimi. Questi sono a vita alta, invece i miei erano a vita bassa, e i miei sono anche push up, questi no, infatti si vede, e sono bianco sporco. Ho la maglia che è tutta, odio quando metto la maglia tutta arrotolata, sembra che abbia i rotoloni, vi leda.
E questi sono quelli che ho preso e mi piacciono tantissimo, li ho indossati oggi, sono molto comodi. E niente, questa è la maglia, adesso io la vado a lavare, anzi ragazzi la metto subito in lavatrice così la stendo e spero domani che si sia asciugata, magari la indosso con questi pantaloni. Intanto io adesso vado al lavoro e mi metto la mia divisa che ho già preparato, quindi pulitissima. Ragazzi, prima di... questo coso però si muove troppo. Prima di inserire il contenitore, spesso mi chiedete, cioè ogni volta che voi vedete che io inserisco il detersivo all'interno della lavatrice, secondo me per le nuove, per le ragazze giovani, perché voi sicuramente lo utilizzate da tanto tempo, io questo credo di averlo da 7-8 anni, l'avevo trovato nel detersivo, nel contenitore del fustino di Dash. Io al momento non li sto trovando più, ogni tanto li trovo trasparenti nel detersivo Lisoform e bisogna che me ne... lo lascio sempre lì, bisogna che me ne prendo uno perché se si dovesse rompere devo avere la scorta. E da quando io ho iniziato a fare video su YouTube, quindi 4-5 anni fa, molti avete iniziato a utilizzare il mio metodo che utilizzo già da tantissimo tempo e spesso le ragazze mi chiedono: ma perché tu non metti il detersivo nella vaschetta? Ma perché, ragazze, così la vaschetta non si sporca, non si rovina, anche perché il detersivo, l'ammorbidente, tende a stagnare e a dopo un po' fare anche cattivo odore. Invece mettendo questo all'interno della vaschetta, io ultimamente sto mettendo detersivo e anche il goccio di candeggina, metto tutto all'interno dello blò e mi torna perfetto. Io come sempre, come vedete, io tengo sempre la lavatrice aperta una volta che ha terminato sia lo blò e anche la vaschetta, lo vedete anche nei miei video, perché è importantissimo far asciugare l'acqua, altrimenti fa la muffa, ed è per questo che io utilizzo tanto questo tappo, che poi alla fine è un tappo, proprio per questo motivo qui. Basta, faccio andare la lavatrice. A Sephora invece, ragazzi, vi faccio vedere che cosa ho preso. Io, essendo carta oro, ve la faccio anche vedere. Perché ve la faccio vedere? Perché su Instagram ho stata una persona che ha detto: impossibile, che invece io sono carta oro, eccola, mi tocca fare anche questo. Non è, potrei non farlo, però siccome io non dico bugie e purtroppo a volte bisogna fare da testimoniare, questa qui sono io. Però non vi faccio vedere vi faccio vedere solo il nome, non il cognome, non il numero di targa di carta, altrimenti non si sa mai. Io sono un gold, vi ripeto, tanti anni fa io ero malata, si può dire, di make up, quindi avevo speso un sacco di soldi. Il bello è che adesso mi ritrovo questa carta oro e il giorno del compleanno ti regalano 30 euro da spendere, però non su tutti i marchi, ad esempio non Huda Beauty, non Anastasia Beverly Hills, non Sephora e altre cose. Quindi l'unica cosa che ho preso con lo sconto è stato un fondotinta che io volevo da tanto tempo ma che non ho mai preso. Mi ripromettevo sempre di prenderlo quando avevo lo sconto di 30 euro e così ho fatto, perché è un fondotinta che costa tantissimo, però io ormai, avendo 50 anni e seguendo persone che hanno bene o male la mia età, ho visto che consigliano tantissimo questo fondotinta. A me piacciono i fondotinta illuminanti, lo vedete, perché io, avendo una pelle secca, se vado a mettere dei fondotinta matte me la rendono ancora più secca, e poi secondo me dai 40 in su è meglio avere un fondotinta illuminante. Non so, mi piace di più. Io oggi non ho fondotinta, ripeto, mi piaccio tantissimo senza fondotinta, mi piaccio molto di più. Noto che sto meglio senza fondotinta con questi blush illuminanti in crema, che avete visto che sto diventando matta perché proprio mi piacciono. Però ho detto: lo voglio prendere, non si sa mai, lo tengo lì. Adesso ne ho ancora un altro po' di quello di Kiko, scusate, perché anche quello di Kiko mi piace tantissimo, e ho detto: lo prendo, visto che ho i 30 euro, visto che non lo posso spendere da tutte le cose di skincare, del genere, ne ho
tantissime, l'avete visto, ho preso da Bottega Verde il buono di mia suocera e prendere anche altre cose, ho detto no, e ho optato per questo che secondo me è stata la scelta migliore. Questi fondotinta vengono 50 euro, come dicono qui ormai, 50 euro, 50 euro, però con lo sconto di 30 euro l'ho pagato 20 euro e poi ho preso un'altra cosa ovviamente, ed è lui, ragazzi, qualcosa di straordinario. Io l'ho preso nella tonalità 3WO perché io ho un sottotono giallo e questo qui c'erano preso una quarantina, non so, di tonalità, e questa qui è stata quella che provandola qui nel collo mi è piaciuta di più. Mi raccomando, provate sempre fondotinta qui nel collo, se magari vi struccate un attimino lì in profumeria, e provatela qui sul collo, non provatela sulla mano perché il colore della pelle è completamente differente. E quindi ho preso lui ed è qualcosa di straordinario, non lo apro assolutamente, ho preso lui. Poi ragazzi, mi sono voluta fare un altro regalino perché non ho niente di questa azienda, che è quella che vedete, stavo cercando proprio il blush di Charlotte Tilbury e c'era questa combo a 20 euro mi sembra, uno dei suoi rossetti che costano tantissimo e anche la matita. C'erano tre tonalità, una nude, una un po' più scura e questa che è la medium. Vi dico subito come si chiama. La tonalità è medium Pillow Talk, questa qui, Pillow Talk, c'è la matita e il rossettino. Sono troppo curiosa e troppo contenta perché mi piace, volevo provarla, non ho mai avuto niente di questa azienda qui e l'ho voluta prendere. Tutti parlano molto bene dei rossetti, vabbè, proprio mignon, però il rossettino è lui, guardate che bello, e questa è la sua matita. Non c'era il tester, quindi non so come sia, ma tutti veramente parlano benissimo. Vedete, questo qui è il rossetto, so che in quelli grandi mi sembra nella full size c'è il disegno della bocca, invece questo qui no, e lo swatcho, mamma mia che ansia. Bello. Questo qui è lo swatch, guardate che bello, e questo qui invece è lo swatch della matita che è in combo, vedete sempre Charlotte Tilbury, e questa qui è la matita. Sono contenta, sono molto contenta, così ho preso anche, non ho fatto scadere il buono di 30 euro come mi è successo l'anno scorso, perché non mi era arrivata l'email l'anno scorso e avevo paura che non lo facessero più a volte con il fatto del Covid, so che avevano tolto parecchie cose, avevo paura che mi avessero tolto anche questo. Peccato, stavolta ho detto no, non glieli lascio. Poi mi ha lasciato due campioncini, uno è questo profumo, ha detto il nuovo, di Carolina Herrera, New York Blush, Good Girl, questo qui, e poi me ne sono fatta lasciare uno anche per mio marito, la Sauvage Dior Elixir. Basta, questo è quanto, anzi vi faccio vedere anche la tazza di Tiger. Dunque, qui sotto ci vanno le batterie, qui si apre, si va a mettere o il latte o il caffè o latte e caffè o il tè, vedete che c'è questa ventolina all'interno, si preme e lei gira, e voi direte ma qual è la... la novità, qual è la cosa eccezionale, non lo so ragazzi, non lo so, niente, nulla, però su Instagram lo facevamo vedere, io ero curiosissima, quando l'ho visto ho detto no, vabbè, e poi credo che poi si può bere anche così, wow. E, sapete, io poi sono anche un amante delle tazze, ho detto no, vabbè, lei la devo avere, comunque ragazzi, adesso vi tolgo da questo aggeggio, quindi voi eravate lì. Sì, ma abbastanza comodo, però secondo me
vi muovete parecchio. Io l'ho anche preso perché spesso io la sera guardo la televisione e cioè sto sul divano con mio marito. Io non sono una che ama tanto guardare la televisione ultimamente, preferisco guardare i video. Allora lo posso attaccare lì nel mio tavolinetto, che adoro. Quella, ragazze, se volete un tavolinetto non solo per bellezza ma anche per comodità, prendete un tavolinetto del genere, che poi ci sono di tanti tipi, e lo attacco lì, così non devo tenere in mano il mio telefono e guardo il video. Lì ho ancora una marea di cose, lì ho, vabbè, le scarpe che dopo le devo mettere, ho il trolley, avevo preparato quello per andare a Milano ma poi alla fine abbiamo preso il guardate che casino, guardate Joy, lo zainetto, e quindi devo portarlo di nuovo in cantina. Basta ragazze, io adesso davvero mi rilasso un attimino perché ha un gran dolore alla cervicale, quindi mi sa che mi tocca prendere anche un moment, cosa che io odio, ma insomma un po' di compagnia spero di avervela fatta. Io vi mando un bacio e se vi va, sempre solo se vi va, la Sabri vi aspetta qui insieme a questo monello. Ciao amiche mie, vi voglio tanto 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 bene, al prossimo video.